naturalmente in questa duplice veste ho richiesto di fare io comunicazione al Consiglio Comunale in merito all'uscita dall'aula e al conseguente non raggiungimento del numero necessario a discutere. Devo chiarire alcuni punti sul comportamento assunto nell'ultima seduta e su quello che intendo assumere oggi. Da quando sono consigliere comunale di minoranza ho utilizzato tutti gli strumenti previsti per fare opposizioni dentro e fuori da quest'aula: interrogazioni, mozioni, interpellanze, voti contrari, emendamenti, note, qualsiasi cosa che è prevista dal regolamento e dallo statuto. Oggi ritengo di dover scegliere lo strumento della non partecipazione, che è più di un voto contrario a un provvedimento. Per tale motivo annuncio che abbandonerò l'aula dopo l'aggiornamento del piano delle opere pubbliche. Quindi presiederò la seduta fino al prossimo punto e abbandonerò l'aula per non essere la stampella di una maggioranza che a mio avviso è stanca di amministrare, che si riduce all'ultimo giorno e che spera che dall'opposizione ci sia un aiutino, anche rimanendo presenti, anche con un voto contrario. Bene, io oggi non sono la stampella di nessuno, uscirò dall'aula anche se i restanti componenti della minoranza decidono di rimanere seduti. Spetta a loro poi decidere che cosa fare. Io i numeri non li mantengono per riconoscere altri debiti che non ho mai votato o per votare un allegato di bilancio che ho sempre osteggiato nei precedenti consigli comunali. Anni di scontri e critiche reciproche ci si aspetta che regga la maggioranza per senso di responsabilità. La stessa responsabilità che ho chiesto in questi anni su molti provvedimenti e che non ho trovato alcun riscontro. Siano altri consiglieri a fare la stampella, che sono sicuro ci saranno, io scelgo di non partecipare. Sono stato imparziale nel presiedere e convocare il Consiglio, ascoltando le esigenze di tutti. Nonostante la decisione unanime e messa a verbale nella conferenza dei capigruppo, la maggioranza mi ha addirittura chiesto di spostare il Consiglio Comunale al sabato pomeriggio. Forse qualche assessore o qualche consigliere che sempre critica i miei comportamenti lo hanno dimenticato o fanno finta di non ricordare. Io le assenze giustificate le posso capire da vicepresidente, ma le giustificazioni che valgono la mattina e decadono il pomeriggio non le accetto né da vicepresidente né da consigliere comunale. Per questo abbandonerò l'aula con la consapevolezza di aver svolto il lavoro di presidenza con fermezza, correttezza, trasparenza e soprattutto rispetto delle regole, chiarendo in tutte le sedi le mie posizioni. Adesso potete metterla pure sul sentimentalismo, sul piano personale, ma non aspettatevi da me di tirare in ballo le assenze, come strumentalmente avete fatto voi, per coprire le vostre carenze politiche. Qui il problema non è personale, ma politico. E qui ho di fronte a me un consiglio stanco, una giunta che arranca e un sindaco che copre come può le carenze dei suoi, che è evidente stiano abbandonando la nave. Sindaco, questa è la verità, ammettilo. E di tutti voi, ormai che non mi fido più, e del vostro modo di dare giustificazioni, nonostante sapete che da anni si approva il assestamento entro il 30 novembre, quindi non è un caso sporadico, sono anni che entro il 30 novembre si approvano le variazioni di bilancio. Non siete nati ieri nemmeno voi, immagino. E dato che qui non siamo a giocare, ma si sta amministrando una città con seri problemi, e dato anche che sono un consigliere comunale di minoranza, grazie al mandato di 2000 cittadini che mi hanno fatto entrare qui, a me le vostre motivazioni non bastano per convincermi a reggere i numeri che non avete. E ricordo ai cittadini che vi hanno fatto entrare che vi hanno eletto con 10 consiglieri, giovedì eravate in 7, quindi oltre alle due assenze giustificate manca qualcuno tra i banchi della maggioranza, che non è solo un consigliere comunale, ma anche l'onestà intellettuale di ammettere i vostri errori e la decenza di non scaricare mancanze vostre a un'opposizione che in questi anni ha fatto quello che la legge gli consentiva di fare e che oggi farò. Quindi rimarrò a presiedere. Approviamolo, discutiamolo l'aggiornamento delle opere pubbliche e se la maggioranza non ha più voglia né visione, perché di questo si tratta, cessate una volta per tutte questa esperienza amministrativa perché siamo arrivati alla frutta.